Ciao a Ciao tutti vediamo cose da non fare dopo aver litigato con lui prima però iscriviti al canale seguimi sulla pagina instagram massimo taramasco e iscriviti anche al mio nuovo canale felicità benessere di cui ti posto il link in descrizione allora la prima cosa da non fare da evitare di fare è quella di essere indifferenti cioè non devi essere indifferente se, diciamo, non, non essere indifferente a lui, cioè non essere indifferente alla persona, quando hai litigato, il litigio non deve mai mettere in discussione la relazione o mettere in discussione la persona, quindi deve avvenire, diciamo, su un piano di eh, autoconsapevolezza e di consapevolezza dell'altro, quindi evitare di essere indifferente, evitare di eh, diciamo di a, a, isolare l'altra persona, poi eh, non prendere tutta la lettera quello che viene detto durante un litigio. Eh, questo deve valere per entrambi, cioè quando si litiga magari scappano delle parole che poi non si pensano, quindi bisogna cercare di eh, anche dimenticarsi poi. Alcune, alcune cose altrimenti ci, si continuerà a rimuginare e non si andrà mai oltre ehm... un'altra cosa da fare però è, è diciamo chiarirsi cioè chiarirsi con l'altra persona e mantenere le proprie posizioni se si crede che quello che si pensa è giusto bisogna portare avanti cercando di portare avanti però su un piano adulto noi abbiamo Tre piani esistenziali: abbiamo un piano bambino, un piano normativo genitoriale, un piano adulto. Ecco, portare su un piano adulto, su un piano razionale, logico è, è utile perché in questo modo evitare quindi di eh, mantenere il piano eccessivamente emotivo e restare più su un piano adulto, su un piano logico e razionale. Eh, poi un'altra cosa è importante. Eh, Diciamo, se una persona ha esagerato è importante scusarsi, e però è importante anche evitare di scusarsi se si ritiene di non avere nulla di cui scusarsi. Quindi, eh, perché eh, altrimenti, eh, come dire, si, si passa a una situazione in cui ci si autocolpevolizza. Il litigio è sempre un modo di confronto, bisogna cercare di mantenerlo su piani il più logico e razionale possibile insomma <coughs> poi è importante sviscerare bene l'argomento arrivare a una conclusione non lasciare nulla in sospeso perché le cose che restano non dette tendono a ripetersi quindi tutto quello che resta nel substrato nascosto eccetera tende a ripetersi tende a, a riproporsi, per cui è bene chiudere definitivamente le cose quando ci sono, insomma, dei problemi. Altra cosa fondamentale è non, una volta che ci si è chiariti non continuare a provocare, non continuare a ritornare sul tema, non continuare a stuzzicare, perché allora vuol dire che la situazione è quella di voler litigare, l'obiettivo diventa... Il litigio, non la risoluzione del conflitto. Eh, quindi devi chiarire: se tu ti vedi a stuzzicare è perché poi non hai così voglia di smettere di litigare. Ci deve essere qualcosa sotto che non è, non è, non è detto, insomma, di non, di non farlo. Insomma. Quindi questo è, è importante. Questa cosa qua è molto importante perché altrimenti si. Poi altra cosa fondamentale è non concentrarsi sul, come dire, sul problema, ma sulla soluzione del problema. Ci sono persone che vedono eh, le soluzioni ai problemi, ci sono persone che vedono i problemi alle soluzioni, cercate di essere persone che vedono le soluzioni ai problemi e non viceversa. Eh, è importante anche, eh, diciamo. Accertarsi che quello che noi vogliamo dire sia compreso bene dall'altra persona. Spesso noi diciamo una cosa con un intento, ma quello che conta veramente è quello che l'altro eh, ritiene di aver capito. Quindi è importante. Spesso c'è una distonia, spesso eh, molte cause di litigi, molti litigi nascono per fraintendimenti. Quindi è importante chiarire bene che la nostra intenzione, è accertarsi che l'altra persona abbia compreso bene, perché altrimenti eh, questo, è, eh, diciamo, questo è importante. E come ultimo consiglio, non vedete il litigio come una guerra che in cui uno esce perdente e l'altro esce vincente. Si deve uscire tutte e due vincenti, persone migliori di quelle che si era prima. Questo è, è fondamentale. Insomma. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale e iscriviti anche al mio nuovo canale, Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!